Il COCIV riparte dopo le critiche, dopo le sospensioni, dopo i casi giudiziari e lo fa con i nuovi bandi di gara sospesi dal novembre dello scorso anno. Un chiaro segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il Terzo Valico continuerà a mangiare terra per essere ultimato. Il valore del nuovo bando relativo al lotto Vallemme è già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e di oltre 263 milioni di euro, di cui quasi 5 saranno destinati agli oneri per la sicurezza. Il General Contractor poi, dopo aver ultimato le attività necessarie alla riapertura delle gare, provvederà alla pubblicazione degli altri bandi che sono stati sospesi. E qui si parla di un valore complessivo di quasi 2,2 miliardi. Il COCIV, per dare un segnale di discontinuità, a novembre 2016 aveva interrotto i rapporti contrattuali con alcune imprese, ma contestualmente aveva ribadito il proprio impegno per il mantenimento dei livelli occupazionali. Nei giorni scorsi, intanto, ha proseguito i tavoli di confronto, confermando che il tema occupazionale è stato e resta una priorità nell'ambito dell'altrettanto prioritario obiettivo di garantire la prosecuzione dei lavori del Terzo Valico, nel rispetto dei tempi previsti nel contratto.